Grazie Rettore, grazie di avermi invitato in questa giornata così, in questa occasione così prestigiosa di inaugurazione dell'anno accademico su un tema molto scivoloso, lo ha già annunciato, su un tema, su una parola, voglio dire, che può assumere tanti significati, sublimi e nefasti nello stesso tempo, almeno dal punto di vista di organizzazione dello spazio e di definizione dell'architettura. Mi accompagneranno proprio, proprio nel senso surreale di cui dicevi prima, delle fotografie di un bravissimo fotografo che è Andrea Jemolo, che ha una rappresentazione della realtà e degli oggetti che rappresenta architettura e arte fondamentalmente, precisamente simmetrica, prospettica, assiale. Io farò un discorso che vedrete nel corso, parte dalla simmetria, ma in realtà vuole parlare di asimmetria e anche oltre, vuole smontare questo concetto, quantomeno, diciamo, impiantare una dialettica fra i due termini, e quindi dovrò combattere con la magnificenza di queste immagini che io stessa mi sono data dietro le spalle rispetto a quello che dirò. Quindi consegno al pubblico la facoltà a ciascuno di poter fare delle libere associazioni fra ciò che dico e ciò che mi contraddice dietro le mie spalle. Quindi questo intanto è una sfida surreale per continuare il. Certo, sono molte le implicazioni che il concetto di simmetria ha nei confronti dell'architettura e della città, soprattutto se per architettura intendiamo una configurazione spaziale, se per città intendiamo un sistema di relazioni spaziali. Però nell'uso corrente, quando parliamo di simmetria, è d'obbligo anche per me rifarmi alla radice etimologica, anche perché poi riportata nella propria disciplina assume significati anche leggermente diversi. Pensiamo appunto ad una configurazione che è specchiata rispetto a un asse, a un punto o a un piano, cioè una configurazione che quindi compone due parti che si specchiano rispetto a quel piano, a quel punto, a quell'asse. Pensate a un paesaggio riflesso nell'acqua. La configurazione che ne nasce è una configurazione equilibrata, appunto. Quindi al concetto di asimmetria si associa il concetto, l'idea di equilibrio, cioè di armonia fra le due parti. Così la intendevano i greci e così ce ne parla Argan, per esempio, quando parla di un intimo e armonico rapporto di proporzioni e di ritmi nell'opera d'arte. Oppure, se parliamo di architettura, ci riferiamo a un sistema di rapporti proporzionali fra i vari membri architettonici, anche se poi vediamo nella storia, per esempio, il Bernini attua una sorta di simmetria alterata rispetto ai codici classici, e quindi è in quello sta la sua grandezza. Quindi, su questo piano, quello del sistema dei rapporti proporzionali fra i vari membri architettonici, che la trastatistica del Cinquecento impianta il parallelo fra corpo umano, edificio e città. Dall'uomo leonardesco al trattato albertiano. Quindi l'architettura è come un corpo, compone le sue parti in modo armonico, equilibrato, dunque simmetrico, anche se di fatto poi simmetrico non è. Gli stessi trattatistici dicono che tale armonia è analoga a quella musicale, per esempio, che si raggiunge mediante una proporzione che viene resa chiara, manifesta attraverso un sistema di ordini gerarchici, oppure mediante la replica o l'accordo di rapporti dimensionali. Quindi qui entra un'altra sfumatura, diciamo, dell'interpretazione del significato della radice etimologica, simmetria da syn metron, quindi, che vuol dire misurare insieme. Cioè comparare due entità non necessariamente uguali, non necessariamente specchiate, però confrontabili. Quindi ritorna il concetto di equilibrio legato a quello di simmetria, ovvero un'entità in cui le parti si misurano insieme, però pacificandosi, no? In una figura certa, stabile, chiusa nella sua fermezza. Nella cultura classica il concetto di simmetria è anche legato a quello di bellezza e di ordine. Il tempio greco è simmetrico, l'entasi della colonna d'angolo non fa altro che azzerare l'impressione, diciamo, di assottigliamento operata dalla luce, e quindi in questo caso, diciamo,
la perfezione dell'insieme, che diventa perfettamente simmetrico, allude all'idea platonica del tempio, quindi produce un'astrazione. Il Partenone non è solo un tempio, il Partenone è il tempio, ovvero incarna l'idea del tempio in assoluto, e questa idea astratta si invera in una figura e in una forma simmetrica. Ma anche il panoptico di Jeremy Bentham, per quanto fossero laiche e progressiste le sue tesi, sto parlando di un giurista e filosofo del XVIII secolo, anche il suo panoptico è simmetrico. Bentham inventa un nuovo modello di reclusione da cui si possa sorvegliare i reclusi riducendo il numero dei sorveglianti. Indica cioè una simmetria radiale, il sistema di controllo è al centro, la metafora del potere invisibile ripresa più avanti da Foucault. In questo caso la simmetria, prima ancora che essere un esito formale, è un dispositivo che regola la sorveglianza dei reclusi e anche lo schema degli ospedali psichiatrici. Quindi simmetria è anche stata usata come figura retorica, per esempio utile a rappresentare i regimi totalitari. È una deriva certamente di questo significato, un'alterazione non prevista in origine dell'uso della simmetria, però funzionale a diventare un dispositivo retorico, appunto, di rappresentazione di un regime autoritario e non più autorevole, quindi che non ammette contraddizione, non ammette il suo contrario, quindi diventa, in questo caso, diventa un giudizio di valore non solo estetico, ma retorico, simbolico. Nel 1973 esce un libretto che fa molto rumore, che è il linguaggio moderno dell'architettura guida al codice anticlassico di Bruno Zevi. L'intento è già contenuto nel titolo, no? Quello del guida al codice anticlassico, cioè conflagrare i codici del linguaggio classico in nome di una visione completamente nuova dell'architettura. Questa visione completamente nuova, del resto Zevi l'aveva già tratteggiata in un libro precedente, nel 48, in Saper vedere l'architettura, dà un'interpretazione dell'architettura non più solo come oggetto, lui parla di scatola in senso dispregiativo, ma come configurazione dinamica dello spazio. Quindi la visione di Zevi è una visione moderna, dinamica, attiva, è un superamento dell'idea di bellezza legata alla fissità, la visione prospettica regolata ad armoniose proporzioni, eccetera. I toni della polemica che Zevi usava, per chi lo ha conosciuto, erano assolutamente roventi e sconfinano nella denuncia, cioè denuncia di limitazione dei codici espressivi. I codici classici sono una limitazione dei codici espressivi dell'architettura, limitano il campo, sono una limitazione alla complessità delle forme naturali, sono una limitazione alla libera espressione del linguaggio architettonico, è un'interpretazione riduttiva dell'architettura perché viene meno l'idea complessa di spazio e di movimento, quindi lega l'idea dello spazio al concetto di tempo. Quindi, e lo fa questo attraverso, peraltro c'è anche, se leggete quel libretto, l'invettiva sconfina anche in una lettura psicologica, perché dice: chi è simmetrico, scrive Zevi, è un soggetto fondamentalmente insicuro che si affida a un ordine precostituito, misurabile, ordinato, simmetrico anch'esso. Ovviamente vuole essere una critica molto attiva, molto operante, provocatoria per certi versi. Elenca le invarianti, ovviamente comprendono le invarianti che lui elenca in questo libro, comprende anche il contrario della simmetria, e sono concetti quali dissonanza, tridimensionalità antiprospettica, composizione quadrimensionale, quindi è uno dei primi che mette a reagire arte e architettura, quindi apre il campo a De Stijl, a Mondrian nello stesso tempo. Mette in campo le nuove tecnologie che consentono la realizzazione di aggetti, gusci, membrane, che quindi sfuggono ad una lettura simmetrica, prospettica, assiale, geometrica. Mette in gioco città e territorio, quindi anticipa una lettura relazionale fra gli elementi. Quindi mette in campo il movimento, perché l'architettura, la città e la società sono entità, questo mi sento di aggiungere io, in continuo divenire. Cioè non sono, stanno, divengono continuamente in una reciproca relazione di senso, per cui l'architettura è uno spazio che si percorre, la città
è una relazione di cose che si attraversano, la società è un insieme di comunità che abitano l'architettura, attraversano la città, dando a queste ogni volta un senso mutevole. Quindi in questo senso l'invettiva di Zevi in qualche modo e la critica feroce al linguaggio classico, ecco, se togliamo i toni roventi, visto questo alla giusta distanza critica, in fondo per certi versi si fa anticipatore di quello che è il cambiamento che poi è stato impresso nei decenni successivi, verso la fine del secolo scorso, almeno alla nostra disciplina, ma non solo. Perché si tratta dell'accelerazione al cambiamento che ha impresso la rivoluzione digitale, per esempio nella modellazione degli spazi, la mutazione della materia sempre più artificiale, lo scardinamento della concezione cartesiana dello spazio, della geometria euclidea di cui la simmetria è figlia. Quindi cambiano i parametri, cambiano gli strumenti, anzi voglio dire gli strumenti tradizionali sono messi a dura prova, oggi assistiamo a mutazioni strutturali dei processi oltre che dei progetti, cioè il rapporto fra architettura e scienza torna a essere stretto, l'importanza della modellazione digitale basata su algoritmi nella prefigurazione degli spazi, la spazialità fluida, non vado oltre perché altrimenti apro un altro argomento. Personalmente io non mi sento di sostenere che l'ordine simmetrico sia una condizione necessaria di bellezza. Ritengo che la bellezza risieda nell'autenticità, che talvolta è imperfezione o incompiutezza. Significa lasciare un sistema aperto, lasciare spazio alla possibilità di esercizio della contraddizione, della dialettica, della condivisione, cosa che un impianto simmetrico, se inteso come autoreferenziale e narciso, ecco mi viene in mente l'immagine di Escher che si specchia appunto nella sfera, non prevede. La sociologa Saskia Sassen ci ricorda che le città sono sistemi complessi, ma sono anche sistemi incompleti, e questa miscela di complessità e incompletezza ha permesso alle città di durare più a lungo. E qui apriamo un ragionamento che vi propongo sinteticamente, ma insomma, su città, simmetria, forma. Cioè siamo molto lontani dal tempo in cui le città erano circoscritte dalle proprie mura e quindi potevano raccontarsi attraverso la loro forma. La città ha acquisito, almeno a partire dagli anni 60, una dimensione territoriale e le infrastrutture ne costituiscono l'armatura, quindi questa è la dimensione della città europea, questo è il presupposto entro cui comprendere i fenomeni di diffusione, di dispersione, di dismissione, eccetera. Quindi questo è il quadro corretto entro cui fare un ragionamento ulteriore. Ma se per l'architettura noi possiamo parlare di simmetria o non simmetria, quindi è una categoria formale ancora, nella città, intendo la città contemporanea, questo termine sfuma e ritorna il concetto di equilibrio. Quindi noi non parliamo di territori simmetrici o non simmetrici, parliamo di territori equilibrati o non equilibrati, e quindi parliamo di territori non equilibrati. Questo è stato uno dei capisaldi e delle preoccupazioni più vivide di Bernardo Secchi, un grande urbanista scomparso circa un anno fa, e attraverso la lettura di un testo, attraverso la lettura che ne fa Paolo Ceccarelli in un testo recente molto bello. Ecco, questo è il tema centrale dello squilibrio, questo è un tema centrale dello squilibrio delle città e dei territori, della divaricazione sempre più ampia fra la città dei ricchi e la città dei poveri. Quindi territori della disuguaglianza, territori squilibrati, non simmetrici. Ma non è che la simmetria diventa il dispositivo per compensare, perché non siamo più in queste. Se mai parliamo di territori isotropi, dovremmo parlare per esempio in termini di accessibilità, no? In senso generale. Quindi questo poi si offre a considerazioni altre. Quindi con tutti i territori della disuguaglianza, con tutto quello che ne consegue, in termini di inclusione, esclusione, di segregazione dei gruppi sociali, in termini di conflittualità che ne deriva. Cioè le differenze sociali producono forme evidenti di ingiustizia spaziale sul territorio. Noi siamo tenuti, voglio dire, a leggerne gli esiti fisici, ma ciascuno con le proprie competenze. Quindi i fenomeni che si verificano, per esempio l'accentuarsi delle disuguaglianze, ma basti pensare anche ai processi di migrazione in atto, ma anche di dislocazione a intere comunità all'interno che vivono, diciamo, rifugiati o segregati all'interno del loro stesso paese. Quindi siamo di fronte ad una realtà complessiva frantumata,
Quindi si aggiunge rispetto a questo concetto da cui siamo partiti, della simmetria o comunque dell'equilibrio, stiamo descrivendo i nostri territori all'insegna del disequilibrio e quindi della frantumazione. Stiamo parlando del contesto europeo, per esempio, laddove ormai nel contesto globale, nella visione globale, l'Europa è solo un piccolo, frammento del mondo. E quindi il nostro contesto è una frammentazione che è dovuta a isolamento, a differenza, una logica, quella della frammentazione, che ci racconta di mondi separati, che interagiscono fra loro per contatto o per dominazione, o che non interagiscono affatto, un sistema non sistemico, non strutturato, tantomeno simmetrico, eccetera. La città europea non è più un modello. Nel mondo si stanno sviluppando da tempo dinamiche che l'Europa moderna non ha mai sperimentato e rispetto alle quali non possediamo strumenti, teorie, ma strumenti adeguati, no? Per agire. E d'altra parte però non sono problemi di altri, cioè problemi che non ci toccano. E quindi scivolo verso la conclusione perché poi non voglio rubare molto tempo, capisco che i temi sono ampi, no? Però penso che questo sia soprattutto nell'ottica di università e città, cioè quindi delle competenze che ciascuno, anche il discorso che si faceva stamattina, voglio dire dell'attenzione a quella che è il territorio nella sua dimensione locale, però verificato nella dimensione globale. Quindi noi dobbiamo avere come università e quindi come tutte le competenze in campo questo sguardo doppio, strabico direi quasi, cioè a rischio di strabismo, cioè da una parte il locale, però diciamo collocato nel globale. Io vorrei su questo ragionamento, voglio dire, vorrei sfumare il mio discorso. Quindi le città rimangono sullo sfondo, una dimensione metropolitana della città dove è possibile misurare una distanza che non è soltanto una distanza metrica, ma anche una distanza esistenziale. Questo le città territoriali, le città metropolitane ci dicono, quindi e qui c'è, insomma, c'è la lettura di Pasolini in questo senso è magistrale perché ci descrive la città e il suo doppio, no? La simmetria visto come doppio, la città del giorno, la città della notte che si completano. Chiudo su Genova proprio per riportare il discorso qui, è come se dopo tutto questo, diciamo, viaggio attraverso la simmetria finiamo su Genova. Montale la descrive così: Genova è una città lineare e una città verticale nello stesso tempo, quindi quanto di più sfuggente ad una assialità prospettica che la racconti tutta. Montale dice: una città che è una striscia di 20 chilometri da Voltri a Nervi e a mezza via il grosso nodo centrale. Vista da un aereo sembra un serpente che abbia inghiottito un coniglio senza poterlo digerire. Sono 20 chilometri di fronte mare, è un paesaggio artificiale, è una linea mutevole su cui si affaccia la città verticale, aggrappata alla montagna, densa, compressa come poche al mondo, è una delizia per architetti, scrittori, fotografi, poeti, un paesaggio artificiale che si muove continuamente, un prisma rotante che prende forma davanti ai nostri occhi senza mai consentire una visione stabilizzata, così introduce Mario Barenghi Calvino. E quindi voglio dire, è una città dello scambio, dei traffici marittimi intensi, fatti di merci, persone, un flusso continuo, costante che si muove sul ferro e sull'acqua, una città che è così tanto difficile racchiudere nel solo concetto di simmetria. Grazie.